Sai che facciamo la notte, direi così. Tu hai parlato anche di quello che comunque ancora sopravvive sui nostri territori, perché appunto è una cosa che ho trovato da quando ho cominciato anch'io a fare questo percorso, stando ben attenti e con un po' più di attenzione. Trovandolo anche qua, nel senso che vabbè, magari ormai bisogna spostarsi un po' più sulle valli, bisogna spostarsi in alcuni luoghi un po' più lontani magari dalla civilizzazione, ma anche qua abbiamo delle persone che sono profondamente spirituali, collegate con la natura e con l'ambiente come lo sono un pochettino i nativi, anzi in certe circostanze trovo proprio degli insegnamenti da parte di queste persone ancora di più spiccato rispetto a molti nativi che magari ci vivono quotidianamente, ma perché un certo tipo di spiritualità appunto è personale, può essere più o meno sviluppato, anzi spesso e volentieri noi abbiamo il nostro scultore del legno, delle radici, Sandro Cortinovis. E guai se c'è una cerimonia di là senza che vanno a invitarlo a partecipare perché è uno di loro, è un classico nostro anziano bergamasco, per cui senza nessun particolare privilegio o comunque si muove in maniera perfetta, in simbiosi con queste persone che noi attribuiamo particolari, no? Tu questo come lo hai sviluppato in questo libro? Ma io dai nativi ho imparato proprio la semplicità, le cose come dicevi tu, trovo molto più spiritualità tante volte in una persona, magari un contadino o una montanaro analfabeta, che in un professore universitario che ha scritto magari tanti libri. Io sono uno che scrive libri, io sono uno che ha anche insegnato all'università, voglio dire, però non è quello che fa la differenza. Uno può avere tutte le lauree che vuole, tutti i diplomi appesi al muro, però i nativi, i popoli tribali della terra, e in questo non sono dissimili i nativi americani dai Maori, dagli aborigeni australiani, parlano tutti, voglio dire, la stessa lingua che è quella del cuore. Sto parlando dei nativi tradizionalisti, perché ovviamente non ci si può aspettare per chi va, lo sappiamo, chi va, non so, in America, chi va in Australia, vedrà anche tante volte le conseguenze del genocidio, verrà tantissime contraddizioni, per cui ci sono tanti nativi che le persone magari si aspettano, ma che vivano ancora nei tipi o che facciano i segnali di fumo, ma no, in realtà usano l'email, usano internet, sono persone assolutamente come noi. E in questo libro io ho cercato proprio di veicolare queste cose semplici, cioè nel senso i nativi apprezzano ad esempio moltissimo i bambini. Da noi quando si fa una cerimonia, nella cultura occidentale moderna, una cerimonia è una cosa piuttosto rigida, con certe regole, è una cosa per adulti, i bambini di solito non entrano, mentre invece nelle cerimonie native di tutti i popoli tribali della terra i bambini sono lasciati liberi di girare e le persone li guardano perché non sono solo i genitori ad avere la responsabilità dei bambini, ma è tutta la comunità, cioè li guardano senza interferire nel loro gioco, eccetera, solo stando attenti al fatto che non si facciano male, ad esempio che non vadano a finire nel fuoco. Quindi i nativi di tutti i popoli tribali della terra ci insegnano che per ritrovare lo spirito, per ritrovare le radici che magari abbiamo perduto, dobbiamo proprio ritornare bambini. Cioè tutti noi da bambini, ma questo è anche un fatto che scopro nei miei seminari, nei seminari di formazione che faccio con le persone da una ventina di anni, nel senso più ritroviamo la via del cuore e ci stacchiamo dalla testa, perché noi siamo ipertrofici nella testa e abbiamo tante volte dimenticato il cuore, più ritorniamo bambini e più ci si aprono le porte dello spirito e più facciamo esperienze spirituali, perché quello che cambia le persone e fare esperienze, non capire cose, non imparare nozioni, ci sono fin troppe nozioni in giro, oramai possiamo comprare un libro, possiamo andare su internet, le informazioni ci sono, tante volte sono anche troppe e quindi invece si tratta di avere l'opportunità di fare delle esperienze. Una volta che uno fa un'esperienza spirituale, cambia la persona, cioè non si tratta di imparare qualcosa, si tratta di diventare qualcosa. È qualcosa che ha più in relazione con il luogo in cui viviamo, con la terra, con le cose semplici, no? O qualsiasi. Quando eravamo bambini, eravamo in contatto col mondo spirituale naturalmente, vedevamo le fate, vedevamo i folletti, vedevamo quegli spiriti che nella nostra tradizione poi hanno un
certo ruolo, eccetera, eccetera. Poi ovviamente andando a scuola ci hanno insegnato che invece una pietra non è un essere vivente, ma è un agglomerato di sostanze chimiche. Una montagna non è un essere vivente, come noi facevamo esperienza da bambini, magari ce lo ricordiamo ancora, ma una montagna è, non so, una cava da cui estrarre del marmo per, quindi da sfruttare. E quindi abbiamo dimenticato, scordato, cioè tolto dal cuore proprio quelle capacità che avevamo semplicemente naturalmente da bambini. Si tratta proprio di ritornare bambini, di riacquisire quella sensibilità che si trova appunto nelle persone come lo scultore che dicevi prima. E infatti i nativi tradizionalisti apprezzano moltissimo lui, e magari uno come me che invece parla di scrive libri, già ha scritto un libro, basta, non gli parlo neanche fuori. Perché ovviamente sono culture a tradizione orale, come ben sai, per cui la trasmissione della conoscenza viene dagli anziani ai giovani, dai nonni ai nipoti, o dal padre a figlio o da madre a figlia, e avviene esclusivamente per via orale, cioè non viene scritta su un libro. Proprio così come succedeva ad esempio nella cultura celtica, nella cultura germanica, quindi gli antichi Celti e gli antichi Druidi, che erano la classe sacerdotale dei Celti, e gli Scaldi, che erano i cantastorie sacri dei popoli germanici, trasmettevano la conoscenza a livello orale, non avevano la scrittura. La scrittura l'hanno portata alla cultura classica, quei greci e i romani, quando hanno conquistato gran parte dell'Europa. Per cui ci sono veramente tante cose simili, andando un po' a scavare in realtà. Per esempio, quando c'erano qui i Blackfoot nel 98, alcuni di loro riuscì a portarli in Val Camonica a vedere le iscrizioni rupestri, e li riconobbero esattamente le stesse cose che loro praticano a casa loro, le stesse incisioni, gli stessi simboli. E anzi, io ero proprio curioso di fare questo, proprio perché guardando le incisioni rupestri della Val Camonica o di altri luoghi, siamo abituati ad analizzare dal punto di vista antropologico, scientifico, etnico, eccetera, ma volevo che qualcuno con quella sensibilità, con quel cuore, mi dicesse perché hanno fatto questi segni, che cosa sentono loro, no? E mi hanno dato tante chiavi di lettura, assolutamente. Per cui è proprio ritornando alla semplicità, noi pensiamo che essere infantili sia una cosa ormai il mondo delle fate, il mondo dei gnomi sia qualcosa che appunto abbiamo relegato nella camera dei bambini, mentre in realtà è uno dei modi in cui la cultura antica nostra è arrivata attraverso il Medioevo, è arrivata fino a noi, è uno dei modi in cui gli spiriti delle nostre terre ci parlano. Tra l'altro i folletti, le fate, gli gnomi non esistono soltanto in Europa, ma anche ad esempio in Canada, negli Stati Uniti, in tutti i popoli tribali del mondo hanno la tradizione del popolo fatato, che poi ovviamente da noi i nostri folletti si vestono col cappello a punta come nel Medioevo, mentre invece